Buongiorno a tutti, non sentiamo più l'eco, quindi la tecnologia per questa volta pare non ci abbia ancora abbandonato. Benvenuti a questo terzo seminario SISDRI di questo secondo anno, di questo triennio sulle grandi domande, su cosmo, vita e intelligenza nella scienza, nella filosofia e nelle culture, un po' l'approccio tipico della SISDRI, che avrà oggi l'onore di avere il professore Antonio Clericuzio come relatore principale. Gli do intanto un caloroso benvenuto e poi verrà introdotto più accuratamente dalla nostra Maria. Dicevo, benvenuti e bentornati, perché ci sono molti che sono già venuti e che quindi sono tornati e li accogliamo con piacere, e alcune persone che si affacciano almeno in presenza per la prima volta. Credo però che quelli che si affacciano per la prima volta non sono ancora arrivati e quindi magari poi piano piano si introdurranno. Prima di entrare un po' nel vivo delle questioni, volevo fare alcuni ringraziamenti speciali, beh, naturalmente a Don Giuseppe, a Don Alberto per tutto quello che hanno fatto perché la SISDRI insomma potesse andare avanti, a Michele Crudele che sempre ci assiste su tante cose, ma un ringraziamento speciale lo volevo dedicare a un'altra persona che credo anche lui non sia ancora arrivata, ma che è Antonio Pallotti. Lo volevo ringraziare per l'animazione dei SISDRI Friday Nights, che lui si prende sempre cura di animare questi incontri che fa del venerdì sera, e io credo che sia una cosa molto carina, quindi lo ringrazio molto. Poi lui si vedrà la registrazione, diciamo, di questi ringraziamenti. Come dicevo, siamo nel secondo anno di questo triennio dedicato a queste grandi domande, e il percorso che abbiamo fatto finora è partito con una relazione del professor Tortora su proprio gli aspetti biochimici della vita. Siamo poi passati lo scorso seminario con le relazioni di Mirko, del professor Di Bernardo, e di Don Alberto, che credo ci stia seguendo da casa e che saluto, su appunto le questioni di emergenza dell'ordine, della complessità e dell'informazione per quanto riguarda la vita. Questa volta, oggi, affronteremo il tema della generazione dei viventi, ovviamente in prospettiva interdisciplinare, quella che contraddistingue la SISDRI, quindi scienza, filosofia e religione. Vedremo che il professor Clericuzio ci darà un excursus storico, credo proprio di poter dire accattivante e appassionante, su queste questioni rilevanti e a volte anche complicate. Alcuni spot pubblicitari: nelle vostre cartelline trovate l'invito a questo evento che ci sarà mercoledì prossimo per, diciamo, una presentazione pubblica di DISF Educational, di cui abbiamo già parlato in occasioni precedenti, una piattaforma per le scuole che il centro DISF, che promuove anche la SISDRI, ha lanciato da qualche tempo. Chi sarà qui a Roma sarà evidentemente il benvenuto in presenza, chi vorrà invece, non essendo a Roma, potrà seguirci anche online. L'altra notizia... l'altra notizia che trovate nelle cartelline sono queste Lectures in Science and Theology, che diciamo, il centro DISF e la SISDRI quest'anno offrirà anche per la facoltà di teologia di questa università in inglese, e anche queste possono essere frequentate liberamente se ne vuole seguire qualcuno, oppure si può contattare la facoltà nel caso in cui si desiderasse seguirle tutte. La cosa però più importante che mi preme di sottolineare adesso è il nostro workshop, perché quest'anno, diciamo dopo la pandemia, anche se questo dopo lo mettiamo tra virgolette perché non sappiamo se siamo già nel post pandemia o meno, ad ogni modo noi torneremo a fare, come già avevamo detto la volta scorsa, il workshop annuale della SISDRI, che è un po' concepito come la chiave di volta del programma annuale, in cui voi, cioè i partecipanti, i membri della SISDRI, avranno anche l'occasione, se vorranno, di sottomettere delle comunicazioni e quindi fare delle presentazioni durante il workshop. E anche, soprattutto, il workshop SISDRI tradizionalmente ospita il DISF Award, cioè c'è un concorso collegato al workshop in cui gli iscritti alla SISDRI che hanno frequentato almeno due, diciamo, degli eventi annuali della SISDRI precedenti, quindi essenzialmente almeno due seminari, potranno sottomettere degli elaborati e concorrere all'assegnazione del DISF Award, che è un premio in denaro, oltre che in prestigio, di 1000 euro. La scadenza per sottomettere elaborati, quindi scritti compiuti, diciamo così, per concorrere al DISF Award è l'11 aprile 2022, cioè esattamente due mesi da ora, oggi è 12 febbraio, due mesi meno un giorno. Per cui il mio come dire, consiglio è: chi intendesse provare a vincere questo prestigioso premio, che cominciasse subito a pensare a un elaborato da sottomettere entro appunto l'11 aprile.
Sul sito SISDRI, specialmente a quel link che vedete lì in verde, c'è il bando che spiega tutto quello che c'è bisogno di sapere, scadenze, modalità di presentazione, tematiche indicative per gli elaborati e tutto ciò che è necessario sapere per partecipare. Invece coloro che non desiderassero partecipare, concorrere al DisfAward, ma vorressero semplicemente sottoporre un abstract per offrire una presentazione durante il workshop, fuori concorso, potranno farlo mandando l'abstract, e anche qui bisognerebbe riferirsi alla Call for Papers, che pure è disponibile sul sito, la pagina del workshop, entro il 25 aprile. Il 25 aprile è pure la data in cui scadrebbe l'iscrizione al workshop, soprattutto per coloro che, non vivendo a Roma, desiderassero prenotare una stanza, e questo per noi è importante per gestire i rapporti, con l'albergo, con la struttura. Il workshop, come sapete, si terrà il 21-22 maggio, cioè un sabato e domenica, qui a Roma, sulla via Aurelia, all'ombra della Santa Sede, direi, perché è subito dietro il Vaticano. Io credo di aver terminato questa mia breve presentazione, introduzione, e se non farvi notare alcune altre cose importanti della cartellina, cioè la divisione nei gruppi di lavoro, per coloro che ci saranno coinvolti, che quest'oggi saranno coordinati, i portavoce di questi tre gruppi saranno Isabella Lepore, che sarà nell'aula 101, Anna Belliccia, che sarà nell'aula 103, e Stefano Oliva, lì su, che sarà nell'aula 105. Credo di non aver dimenticato nulla. Beh, l'altra cosa ve la faccio vedere, ma in fondo è quello di cui ho parlato principalmente, l'occhio alla deadline per il workshop, che appunto riporta un po' le scadenze di cui abbiamo parlato. A questo punto io cederei la parola a Maria, che ci presenterà un po' il relatore odierno, e nel frattempo metterò le sue slide in maniera che potrà fare la sua presentazione. Grazie a tutti. Buongiorno. Il professor Clericuzio è ordinario di Storia della Scienza e della Tecnica presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi Roma III. La sua ricerca verte soprattutto sul periodo storico del tardo Rinascimento e dell'età moderna, con particolare riferimento all'opera di Boyle. È laureato in filosofia presso La Sapienza e dall'84 all'86 ha collaborato con l'Istituto Italiano per gli Studi Storici e Filosofici di Napoli. E dall'86 al 90 è stato Yates Fellow al Warburg Institute di Londra e dal 90 al 91 Research Fellow presso lo University College di Londra. Fino al 2001 è stato ricercatore presso l'Università degli Studi di Cassino e poi professore associato di Storia della Scienza fino al 2012 e di lì visiting professor al Centro di Studi Superiori sul Rinascimento di Tours, e tra il 2013 e il 2017 è stato professore associato di Storia della Scienza e delle Tecniche presso Roma III. E ha collaborato e collabora con numerose riviste internazionali e prestigiosi progetti editoriali ed è stato titolare di diversi finanziamenti di ricerca nazionali ed esteri. È autore o curatore di 8 monografie, tra cui La macchina del mondo, teorie e pratiche scientifiche del Rinascimento a Newton, Elements, Principles and Atoms, Chemistry and Corpuscular Philosophy in the 17th Century, e ha pubblicato oltre 50 articoli specialistici ed ha firmato circa 40 voci enciclopediche o di dizionario. Ha curato insieme a Hunter e Principe i 6 volumi che raccolgono The Correspondence of Robert Boyle. E le cedo la parola e la ringrazio in anticipo. Tempo fa, in un'occasione particolarmente gradita, che è stato il convegno dedicato a Stenzel, Niels Stenzel, uno scienziato danese
italianizzato Stenone. Per l'occasione appunto ho avuto modo di interagire con una comunità scientifica, con un gruppo di colleghi con cui poi siamo rimasti in contatto e che mi ha offerto questa occasione di dialogare con i partecipanti a questo gruppo su un tema che vedo essere stato già trattato parzialmente, diciamo in termini rigorosamente scientifici. La mia impostazione della relazione odierna ha un carattere invece eminentemente storico. Dovremmo fare con i riferimenti a momenti cruciali della storia della scienza e inevitabilmente tematiche che hanno a che fare con la filosofia, con questioni di carattere religioso emergeranno nel corso della mia relazione, ma l'impianto è un impianto essenzialmente di carattere storico. Prenderà in esame la mia relazione il problema della generazione a partire da Aristotele, per poi chiudere con Pasteur, quindi con la fine del secolo XIX, e mi soffermerò su alcuni momenti, su alcuni personaggi. Lungi dall'essere esaustiva, questa relazione cercherà di mettere in evidenza gli snodi fondamentali che hanno segnato un dibattito che ha attraversato le scienze, dibattito che ha segnato profondamente la storia del pensiero filosofico e che si è intersecato con tematiche religiose. La prima parte della mia relazione tratterà del problema della generazione, quindi le teorie intorno alla generazione che si sono confrontate ancora una volta da Aristotele in poi. La seconda invece tratterà di un tema che oggi possiamo guardare un po' con un certo distacco, quello della generazione spontanea, ma che invece per secoli è stato un tema centrale di riflessione in ambito scientifico e filosofico. Quindi è divisa in due parti la mia relazione. E comincio con Aristotele. Comincio con Aristotele perché è tra i primi pensatori del mondo antico a trattare in maniera specifica i fenomeni biologici. Oggi gli storici del pensiero antico, gli storici dell'aristotelismo, stanno rivalutando l'esperienza di ricerca condotta, delle ricerche condotte da Aristotele nel campo del vivente. Ci sono studi particolarmente interessanti che pongono proprio la biologia come asse portante del pensiero dello Stagirite, che dedicò molta parte delle proprie attività a indagini empiriche, quindi lungi dall'essere quel pensatore che molto spesso a scuola viene presentato come un pensatore estraneo alle indagini empiriche, alle osservazioni, ma tutto calato in una struttura logica, in cui appunto il sistema è di carattere deduttivo, che lungi dall'essere questo è un pensatore, è un uomo di scienza che invece si interrogava sulla base di esperienze condotte direttamente sulla natura, un osservatore della natura. Come vedremo, queste indagini aristoteliche che hanno una forte caratterizzazione empirica, che ne potremmo dire essere proprio segno della vocazione scientifica di Aristotele, sono semi che poi germoglieranno nel Rinascimento e li ritroveremo in una figura straordinariamente significativa, che è quella di William Harvey, l'inglese William Harvey, che si dichiarerà sempre aristotelico. Siamo nel 600 inglese, un uomo che ha segnato la storia della scienza con la scoperta della circolazione del sangue, si richiamerà all'insegnamento aristotelico e a quelle opere, che voglio dire opere di zoologia, che hanno questa connotazione empirica che è parte integrante, come oggi gli storici sottolineano, del pensiero aristotelico. Aristotele è il primo a trattare quindi i fenomeni biologici e è il primo a distinguere ciò che è animato, ciò che è vivente da ciò che non è vivente. Non è banale. In Platone tutto il cosmo e tutte le sue parti sono animate. L'anima mundi, l'anima del mondo di Platone, permea l'intero cosmo, dà vita ad ogni parte del cosmo. Aristotele invece parte da una distinzione tra ciò che è animato e ciò che non è animato.
Seri che si può definire vivente qualsiasi essere in possesso anche di una sola di queste caratteristiche: l'intelletto, la sensazione, il moto, nutrizione e la crescita. E di queste funzioni lo individua il principio, che è l'anima. Quindi ciò che contraddistingue ogni organismo vivente è la presenza dell'anima, che si identifica con la forma, insieme alla struttura funzionale del corpo, ed è ciò da cui hanno origine le funzioni vitali. Ecco qua. Questo è molto importante. Quindi, dei corpi naturali, dice Aristotele, alcuni hanno vita, altri no. Per vita intendo il fatto di nutrirsi da sé, di accrescersi, di deperire. Vivere, si dice, in più accezioni, sto citando sempre dal De Anima, ma noi affermiamo che vive il soggetto in cui si trova anche una sola di queste facoltà: intelletto, senso, capacità di moto, quiete, nutrizione, crescimento, deperimento. Alla tripartizione platonica, anima razionale, irascibile, concupiscibile, Aristotele contrappone l'idea di una unica anima, di cui però si distinguono tre funzioni o facoltà, articolate gerarchicamente e non localizzate in organi specifici, come invece voleva la tradizione platonica, e come vedremo essere poi asserito da Claudio Galeno, grande medico che segnerà la storia delle scienze biomediche per secoli. Per Aristotele, alle piante appartiene solo la funzione vegetativa, che coordina le operazioni di nutrizione, crescita e riproduzione. Agli animali, oltre a quella vegetativa, anche la funzione sensitiva e locomotoria, che coordina le attività di percezione e movimento locale. Mentre solo all'uomo spetta una terza funzione, quella intellettiva, che presiede all'attività del pensiero e della volontà. Ogni vivente possiede una sola anima. Vi è una successione da un'anima all'altra, quella superiore, livello gerarchico, contiene in sé appunto le facoltà inferiori. Ogni essere vivente, scrive Aristotele, possiede di necessità l'anima nutritiva, dalla nascita fino alla distruzione, e che senza nutrimento è impossibile. Ogni alimento deve poter essere digerito ed è il calore vitale che produce la digestione. Ecco, questo è un tema centrale della storia delle scienze della vita: il calore vitale. Il principio, un principio che solo in parte si identifica con la qualità primaria del calore. Adesso vedremo quanto è complessa la questione del calidum innatum, sarà il termine medievale con cui i medici individuano questo principio, questa funzione vitale che viene associata al calore. Ogni corpo animato quindi è dotato di calore. Strumento dell'anima è il calore, ed è appunto essenziale per la crescita e per la riproduzione, la generazione occupa un ruolo di primo piano nelle ricerche aristoteliche in campo zoologico, nel campo del vivente in generale. Degenerazione animalium è un'opera fondamentale della riproduzione degli animali, un'opera fondamentale che presenta proprio questa commistione di approcci empirico e nello stesso tempo fortemente impegnata a stabilire una teoria esplicativa. Ricordiamoci sempre che, sebbene l'attenzione di Aristotele sia stata quella di individuare processi, caratteristiche anatomiche, proprietà di degli animali, nello stesso tempo c'è una forte tensione a costruire un sistema in cui la spiegazione causale è fondamentale. Uscire per causas, dicevano gli aristotelici nei secoli successivi. Per Aristotele la vera scienza comunque non è semplicemente la descrizione, ma è una conoscenza delle cause. Quindi i due elementi convivono nelle opere biologiche di Aristotele, come accade anche altrove. Ma in questo campo, ripeto, sottolineo ancora questo aspetto, il dato empirico è assai più rilevante rispetto a quello che noi troviamo nella fisica.
la generazione. Aristotele si confronta con il nascito, con l'eredità del corpus ippocratico. Il corpus ippocraticum, come è noto, è stata una raccolta di trattati, una settantina, di vari autori, che va sotto il nome di Ippocrate, che hanno sancito la nascita della medicina come disciplina autonoma. Disciplina autonoma che copriva molti ambiti, anche, non soltanto quello che ha a che fare con la pratica medica, con diciamo, la cura, la salute, la malattia. Il corpus ippocratico parla ovviamente dell'uomo, è un'antropologia quella che si trova nel corpus ippocratico, ma dell'uomo, delle sue funzioni e quindi anche della riproduzione. Quindi il confronto obbligato, come con molti altri pensatori con cui Aristotele si è sempre confrontato nel corso tutto il corpus aristotelico, si trovano confronti costanti ovviamente con Democrito, ovviamente con Empedocle sui temi del vivente aveva detto cose di grande importanza che Aristotele deve contrastare in una visione teleologica che invece è assente nella concezione empedoclea che poi ritroviamo nell'epicureismo lucreziano. In questo caso il confronto con Ippocrate è obbligato proprio in relazione al tema dell'origine del seme. Aristotele rifiuta la dottrina ippocratica, chiamiamola ippocratica, della pangenesi, quella teoria che riteneva essere il seme proveniente dalla totalità del corpo. Aristotele asserisce invece che la somiglianza della progenie con i genitori non può essere attribuita ad alcunché di materiale, quindi viene meno la base su cui si fondava la dottrina ippocratica. E ci sono tanti fattori, tanti esempi che lui adduce per smantellare la dottrina della pangenesi. Spesso la somiglianza ha a che fare con fattori non materiali come la voce, come l'andatura. Nessuna trasmissione di parti di materia, continua Aristotele, può spiegare le somiglianze che hanno a che fare con la composizione delle parti o addirittura con le abitudini. I figli somigliano poi tra l'altro, dice Aristotele, non sempre ai genitori ma anche antenati remoti, quindi gli argomenti tradizionalmente addotti dalla medicina ippocratica per sostenere la pangenesi vengono smantellati da Aristotele. La riproduzione e seme implicano organi specifici atti allo scopo. Ma il punto fondamentale è che Aristotele deve stabilire che cos'è il seme, che cos'è che rende fecondo il seme. Come sempre la definizione. Il seme è un sovrappiù di nutrimento utile. Ecco la connessione importante tra nutrizione e riproduzione. Non è sangue, dice Aristotele, ma un prodotto diretto del sangue. La massa del sangue in un animale va a formare i tessuti, quello che non è necessario a questo scopo produce il seme. Nella femmina ciò che corrisponde al seme del maschio è il mestruo, esso è sovrappiù di sangue che la femmina a causa del suo minore calore vitale non è in grado di elaborare insieme. Qui è inutile spendere parole abbastanza ovvie per sottolineare che in Aristotele viene riflessa una visione della donna, che era tipica di una parte della società, del pensiero greco, non tutto, ma di una parte del pensiero greco. Quindi, certo, quando si discutono queste cose in presenza di colleghi e studentesse, uno deve sempre giustamente dire, se ci sono delle perplessità che questo genera, collochiamole storicamente in un contesto in cui le teorie di Aristotele inevitabilmente dovevano avere appunto una. Non potevano che avere questa visione di una gerarchia dei ruoli. E questa divisione tra il ruolo maschile e femminile che Aristotele definisce nella Degenerazione Animalium questo tema è molto articolato. Il seme maschile, dice Aristotele, è più formato del mestro, agisce come causa formale, sapete appunto le quattro cause aristoteliche, materiale, efficiente, formale e finale, la causa formale diciamo, gerarchicamente si pone a un livello più alto. Il mestrone è invece la causa materiale, il seme maschile elabora l'elemento femminile, ma come?
Come avviene questa elaborazione? Cioè come il caglio coagula il latte. Fatte analogia. Come l'architetto produce la costruzione di un edificio. Il seme dà moto e forma alla materia, ma non interviene materialmente. Questo è molto importante, che lo ritroveremo in Harvey. Ma che cos'è che conferisce al seme questa capacità di formare? Il seme, dice Aristotele, è animato. E qui entriamo in un ambito molto complesso. È animato per azione del pneuma, che Aristotele, in un passaggio molto noto del De Generatione Animarium, ritiene essere una sostanza analoga all'elemento delle stelle. Questa virtù del seme è ciò che rende il seme fertile. Ma non è un calore elementare, è un calore vivificato dallo pneuma. E questo pneuma è una sostanza che non si identifica con i quattro elementi, ma con qualcosa di più alto, che è analogo all'elemento di cui sono fatti i cieli. Potete immaginare quanto questo passo aristotelico ha fatto discutere i commentatori, dall'antichità fino al 1600, perché, come si sa, Aristotele divide in maniera netta il mondo sublunare dal mondo celeste. Il mondo sublunare, tutto ciò che avviene nel mondo sublunare, è il mondo dei quattro elementi, è governato dai processi di generazione e corruzione in cui intervengono i quattro elementi e le quattro qualità elementari, no? Qui ci troviamo di fronte a un'azione nel mondo sublunare, una generazione, un'azione particolare, questo è il punto fondamentale della questione, in cui non basta più il ricorso, non basta più l'azione dei quattro elementi, delle qualità che sono appunto materializzate nei quattro elementi, ma deve intervenire qualcosa di altro, di diverso, per vivificare, per generare, per animare il seme, per far sì che il seme possa avere questa virtù formativa. Vedremo che queste poche righe, poi ci sono anche altri riferimenti, sempre in opere di Aristotele, che i commentatori hanno trovato, l'uomo e il sole, gli astri generano l'uomo, alcuni passaggi che fanno capire che Aristotele, che questo non è un unico appunto caso in cui Aristotele parla in questi termini di un elemento celeste che interviene nella produzione del vivente. E quindi ovviamente gli interpreti hanno cercato di mettere insieme, come è capitato in tutta la storia dei commentatori aristotelici, aspetti apparentemente contraddittori dell'opera aristotelica. Non è l'unico caso, per carità, però è uno dei casi che hanno fatto maggiormente discutere i commentatori di Aristotele. Ed è ovvio che i commentatori neoplatonici hanno letto questo passo in una chiave neoplatonica, una gerarchia, una nazione. Quindi un superamento, se vogliamo, del dualismo tra mondo sublunare e mondo celeste. Vedremo appunto che nel Rinascimento personaggi come Marsilio Ficino si richiameranno esattamente a questi passi aristotelici per giustificare questa funzione di uno spiritus, di un elemento superiore che interverrebbe nei processi di generazione. Aristotele si pone altre domande che hanno a che fare con questioni anche più concrete, che sono quelle del sesso del nascituro. Cioè, si produce il maschio quando interviene maggior calore, nasce un maschio, se il seme maschile è riuscito a dominare il materiale fornito dalla femmina. Se il seme maschile è dominante, la prole somiglierà più al genitore maschio. Se l'impulso del genitore maschio è attenuato, i figli somiglieranno più al nonno che al padre. Questa è la casistica che Aristotele prende in considerazione. Ma il punto che a me interessa qui esaminare è l'embriologia, il processo attraverso cui si forma l'embrione e si sviluppa. Aristotele potremmo dire che è tra i primi a sostenere la dottrina dell'epigenesi. Per Aristotele le parti del feto si formano in successione. La prima parte che si forma è il cuore, è il primo principio da
da cui proviene l'ordinamento del corpo. Questo è molto importante perché la visione aristotelica è una visione cardiocentrica, funzione centrale del cuore nella concezione aristotelica del vivente. Molto significativo per l'impatto che questo concetto ha avuto nel corso dei tempi è la testimonianza e il ruolo che Harvey ha giocato. Harvey, come vi dicevo, si richiama ad Aristotele e la centralità del cuore, mutuata da Aristotele, è per il medico inglese un punto di riferimento fondamentale e nelle sue indagini intorno alla generazione e anche intorno allo studio del sangue, del moto del sangue. La centralità del cuore è esattamente ciò che lui mutua dalla tradizione aristotelica, oltre ovviamente all'epigenesi. Questo è un po' il lascito di Aristotele, complesso, ricchissimo, segna l'intera storia della scienza antica, medievale, rinascimentale, per arrivare ancora nel 600 ad essere oggetto di riflessione. Ma accanto all'autorità di Aristotele emerge quella del grande medico Claudio Galeno, medico che si rifà solo parzialmente l'insegnamento aristotelico, figura assai complessa nella storia della scienza e del pensiero, ma un gigante che con il suo enorme corpus di scritti, attraverso la mediazione araba, ha stabilito i fondamenti degli studi di medicina e degli studi intorno al vivente. Galeno, ovviamente, dicevo, si basa su tantissimi aspetti su Aristotele, la dottrina delle cause, gli elementi, le qualità, ma utilizza a piene mani anche altre tradizioni. Galeno pesca a destra e manca, riesce a utilizzare varie tradizioni di pensiero, anche quella stoica, infatti il tema dello pneuma, tema sviluppato proprio dello spirito pneuma, è un tema sviluppato da Galeno sulla scia dell'insegnamento stoico, questo elemento vivificante che Galeno pone nell'organismo con una tripartizione, che poi diventerà canonica attraverso la mediazione avicenniana soprattutto. C'è uno spirito naturale che è nel fegato, uno spirito vitale che è nel cuore e uno spirito appunto psichico che è nel cervello, che sono appunto delle sostanze molto tenui che hanno la funzione di veicolare, sono strumento delle facoltà dell'anima. Galeno chiaramente si rifà ad Aristotele per quel che concerne la teologia, l'intero sistema di conoscenze mediche, medico-biologiche di Galeno si basa su una visione finalistica, teleologica. Direi ancor maggiore di quella del finalismo che noi troviamo in Aristotele, perché in alcuni aspetti Aristotele è causa, cioè sì, dobbiamo ricercare la causa finale, dice Aristotele, per lo più, in alcuni casi, il colore degli occhi non possiamo stabilire se c'è una causa finale che ha governato questo processo di formazione nella nascita e nella formazione del nuovo individuo. Non ci sono alcuni aspetti che noi non possiamo spiegare con la causa finale. Diciamo un residuo piccolo, ma Aristotele è convinto che si applichi la causa finale per lo più non sempre. Molto importante. Galeno invece ne fa grande uso anche per contrastare alcune tendenze che erano abbastanza forti nella medicina alessandrina, di tipo meccanicistico potremmo dire, quella di Erasistrato in particolare. Il finalismo non solo è un retaggio della sua formazione filosofica, aristotelica e soprattutto stoica, ma anche dettato da esigenze polemiche. Galeno scrive contro le varie scuole precedenti proprio con l'idea di essere lui l'erede di Ippocrate, lui la
figura chiave per ricostruire la medicina, le scienze della vita, diciamo, termine che ci può aiutare, su basi completamente nuove. L'anatomia, la logica devono governare, e ovviamente appunto la filosofia, devono governare la medicina, il pensiero medico. Questo deve essere un po' la base per qualsiasi medico, e questa sarà esattamente per molti secoli l'attività che svolgeranno le scuole di medicina. Il deus partium, l'uso delle parti di Galeno, sarà una lettura fondamentale. È un testo che è basato proprio sulla teleologia, sul rapporto tra forma e funzione e una visione finalistica. Galeno interviene ovviamente con in più occasioni sul tema della generazione. E si, in qualche modo, prende distanze, si differenzia da Aristotele. Innanzitutto sul ruolo della femmina. Da medico, da osservatore attento dell'anatomia, Galeno non condivide, diciamo, quella visione gerarchica che ho testé presentato. Dice sì che Stagirita ha ragione nell'asserire che il seme deriva dal sangue. È un sottoprodotto, diciamo, nella nutrizione e formazione del sangue. Ma la femmina, dice Galeno, fornisce un principio seminale che è distinto dal mestro, quindi non soltanto la materia, ma anche un principio formativo, quindi una sorta di parità di ruoli. Alcuni storici hanno ipotizzato che Galeno volesse fare riferimento ai follicoli. Ci sono delle osservazioni che potrebbero in qualche modo suggerire una qualche forma di conoscenza in questo ambito, ma su questo non si può dire nulla di certo. Cosa dice Galeno? Che il seme maschile non è solo causa formale, ma anche causa materiale. Il nuovo individuo nasce dalla mescolanza dei due semi, che si sono trasformati grazie all'azione dello pneuma, di questa sostanza spirituale, finissima, che lui in parte mutua da Aristotele, ma rafforza proprio con la conoscenza e l'adozione di concetti stoici. Come agisce questo pneuma? Opera come il lievito nella pasta. Ecco, qui cominciamo a entrare in un ambito che sarà molto interessante negli sviluppi successivi delle dottrine e ricerche intorno alla generazione, è quindi l'uso del concetto di fermentazione come explananza di una ampia gamma di fenomeni vitali, in particolare proprio del fenomeno della generazione. Galeno sostiene la teoria dell'epigenesi, come Aristotele dice che le parti si formano in successione, però non è convinto della priorità del cuore. Asserisce che invece l'organo principale, quello che si forma prima, è il fegato. Perché? Perché in Galeno il fegato ha una funzione fondamentale, l'organo emopoietico. Finché non arriveremo appunto a Harvey, c'è sempre l'idea che questo sangue si produce dal fegato e viene irrorato, un po' come accade nei giardini quando da una fontana con tutta una serie di canali viene ad essere irrigata la terra, le aiuole dei giardini, proprio così, questo fegato che produce sangue che viene poi distribuito nelle varie parti dell'organismo. Centralità del fegato, sostituisce la priorità del cuore con la priorità del fegato. Harvey avrà molto da dire al riguardo. Harvey contesterà su più punti Galeno e soprattutto il modello del vivente harveyano invece è assai più vicino a quello aristotelico. Farò un breve riferimento alle ricerche nel campo della generazione che caratterizzarono il Medioevo. Io ho già fatto un brevissimo riferimento ad Avicenna. Quanto invece al Medioevo cristiano, le discussioni intorno alla generazione dei viventi si legarono al tema dell'origine dell'anima,
Nel caso dell'origine dell'anima umana, il dibattito fu segnato da un difficile compito di adattare l'eredità aristotelica al pensiero cristiano. I protagonisti ne furono ovviamente, come sappiamo, Alberto Magno e Tommaso d'Aquino. Non voglio entrare nei dettagli di questo difficile processo di assorbimento attraverso le traduzioni dall'arabo del corpus aristotelico, ma il lavoro che fu condotto da questi due insigni pensatori fu soprattutto quello di adattare, di trasformare l'Aristotele in una serie di dottrine che dovevano in qualche modo essere rese compatibili con il pensiero cristiano. E ovviamente per quel che riguarda l'anima il dibattito fu particolarmente intenso e la generazione ovviamente fu al centro delle riflessioni della scolastica. Il seme paterno, questo in generale nella scolastica, è l'agente strumentale della generazione. Questa virtù deriva dall'anima dell'agente principale, del padre. Questa era un po' l'idea che è condivisa dai filosofi scolastici. L'origine dell'anima. È condivisa l'idea che l'anima vegetativa e l'anima sensitiva siano tratte dalla potenza attiva che Dio ha concesso alla materia. Questa è una tipica definizione albertina. Per Alberto la gente trae le forme dalla potenzialità della materia. Non voglio entrare nei dettagli, ma ci sono dei richiami evidenti alla tradizione avicenniana. Alberto parla di incoatio forme, dell'inizio di una forma che è già contenuta nella materia. Sia Alberto che Tommaso concordano nel asserire che la virtù del cielo concorre con la virtù formativa del seme a trarre l'anima vegetativa e sensitiva dalla potenza della materia. Quindi non un processo che è tutto nella materia, ma c'è una virtù del cielo che in qualche modo produce ciò che è già in forma incoata nella materia. L'ingresso dell'anima razionale nell'embrione avviene per Alberto Magno attraverso un duplice processo. L'anima razionale è in quella sensitiva in una forma incoata, in uno stato nascente. Il passaggio dalla forma incoata all'atto dell'anima razionale avviene per Alberto per intervento diretto dell'anima razionale, per intervento diretto di Dio, il quale completa e perfeziona il processo iniziato dalle potenze naturali. Come vedete c'è questa adozione della fisica, della scienza aristotelica in un quadro per il quale le cause seconde vengono ad essere sottoposte a relazione della causa prima, ma mantengono una loro funzione, ed è questo il grande cambiamento che si verifica proprio nel corso del 200, quando appunto la filosofia della natura aristotelica ormai è entrata all'interno del pensiero cristiano e poi governerà, diciamo, insieme delle conoscenze trasmesse attraverso l'università, e il pensiero aristotelico sarà appunto nelle forme che qui ho appena abbozzato, un pochino per le questioni di cui ci stiamo adesso occupando, governerà la formazione anche dei medici, perché soprattutto nelle università italiane i medici devono frequentare, prima di accedere alla facoltà più alta che quella di medicina, la facoltà delle arti, e devono imparare, devono studiare la filosofia. Devono studiare la filosofia che dal fine del 1200 in poi è filosofia aristotelica, e una filosofia aristotelica che però, ahimè, dobbiamo essere molto attenti, questo è una cosa su cui bisogna riflettere molto, ha tante diverse connotazioni. Cosa è l'insegnamento di Aristotele a Oxford, un altro l'insegnamento di Aristotele nelle università italiane, a Padova. Queste differenziazioni ovviamente segneranno un po' la storia della scienza, anzi l'hanno segnata in maniera profonda. Il De Animalibus di Alberto tratta proprio della generazione. In quest'opera la virtù animale o formativa che dall'anima del generante è trasfusa nel seme presiede tanto allo sviluppo dell'embrione quanto alla formazione delle membra, questa virtù formativa. Prepara l'organismo a ricevere l'anima vera e propria dalla virtù delle stelle. Vedete, c'è un richiamo, passo aristotelico di cui abbiamo parlato, del caso dell'animale. O da Dio, nel caso dell'anima razionale.
questo è un po' il lascito della scolastica, è individuato soprattutto Alberto Magno, la figura più significativa, ma ovviamente ci sono moltissime altre voci che qui non è possibile presentare. Passiamo un po' a considerare poi gli sviluppi successivi, rinascimentali. Come vi dicevo, la degenerazione animale, Belletto, commentato, l'origine celeste della virtù del seme diventa patrimonio delle indagini rinascimentali. Marsilio Ficino, a cui ho fatto riferimento ora. Marsilio Ficino fu medico e filosofo, uomo di chiesa, tradusse i dialoghi di Platone, tradusse il Corpus Hermeticum, fu cultore dell'astrologia, benché nella forma, diciamo, ridotta, non quella appunto dell'astrologia giudiziaria, e nello stesso tempo fu autore di un trattato di medicina, il De Triplici Vita, che ebbe un'enorme influenza e nella filosofia e nella medicina. Ficino rifiutò il determinismo astrologico degli arabi, però fu convinto, come tra l'altro furono tutti i suoi colleghi, medici e filosofi nel corso del 400 e del 500, che gli astri influivano sulle parti e le funzioni dell'organismo, ivi compresa la generazione. Quindi la teoria della generazione nella visione ficiniana, ma anche di altri medici e filosofi rinascimentali, la generazione non può prescindere dal fatto che il mondo della vita partecipa di un contesto più ampio in cui le influenze astrali giocano un ruolo importantissimo. L'influenza avviene attraverso lo spirito, attraverso questo tramite, questa sostanza finissima che anima l'universo, vedete la ripresa di un tema neoplatonico che si, diciamo, in qualche modo si lega a una lettura del testo aristotelico che in qualche modo poteva consentire questo tipo di passaggio. L'influenza avviene attraverso lo spirito, questa sostanza molto tenue, dotata di una virtù formatrice che noi troviamo presente nel seme, dice Ficino. Tra l'altro gli astri governano, e la luna in particolare, governano la formazione del feto nel ventre materno. Questi temi li ritroviamo in un medico che ebbe una grande importanza nella medicina rinascimentale, Jean Fernel. Jean Fernel vive nella prima metà del Cinquecento, introduce temi platonici e neoplatonici, anzi, della tradizione aristotelico-galenica. E Jean Fernel, seguendo un po' l'insegnamento ficiniano, asserisce che la virtù che rende fertile il seme non deriva dagli elementi, ci stiamo distaccando un po' da una visione rigidamente legata agli elementi, ma da una sostanza che partecipa di una natura divina, lo spiritus. Lo spiritus ha una natura eterea, intermedia tra anima e corpo, ed è il veicolo dell'anima stessa. È platonismo che viene introdotto all'interno della medicina galenica e della filosofia aristotelica. Questo è un po', diciamo, il quadro delle principali dottrine elaborate nel Rinascimento. Ho citato un filosofo medico, un medico filosofo, Ficino e Jean Fernel, due figure che hanno profondamente segnato il dibattito intorno alla vita, l'origine della vita nel Rinascimento. Un dibattito che si nutriva di Aristotele, di Galeno, ma anche di una ripresa del platonismo. Passerei invece a considerare adesso il secolo XVII, dove troviamo appunto la teoria dell'epigenesi ancora largamente condivisa. E mi soffermerò su due figure, una l'ho già citata, Harvey, l'altra è René Descartes, il filosofo matematico francese. La dottrina dell'epigenesi, per riassumerla, diciamo, faccio un tipo ideale di teoria epigenetica. Nulla dell'embrione è formato prima dell'accoppiamento. Due. Esso si forma dalla miscela o per l'azione di liquidi seminali dei due genitori. Tre. L'embrione si sviluppa per differenziazione aggiunta successiva di parti. Comunque dell'epigenesi abbiamo differenti versioni che si basano sui modelli del vivente che gli interpreti adottano. Cominciamo con William Harvey. Harvey presenta la dottrina
generazione, quindi la sua versione dell'epigenesi, in un'opera del 1651, quindi dopo che si è affermato come sostenitore della circolazione del sangue, molti anni dopo essere diventato il protagonista di una vera e propria rivoluzione nella medicina. Siamo nel 51, escono l'esercitazione se degenerazione animalium. Ecco qua, William Harvey era stato a Padova, aveva studiato a Padova. Padova si studiava medicina all'inizio del 600 perché tutti i migliori studi di medicina erano prodotti a Padova. L'insegnamento della medicina era all'avanguardia, diremmo, all'epoca a Padova. Gli inglesi, i tedeschi, giovani che venivano a studiare medicina in Italia andavano a Padova e costituivano la cosiddetta Nazio Germanica, che raccoglieva tutti gli studenti del nord Europa. E si apprendeva la filosofia aristotelica in una versione fortemente segnata da una produzione che aveva recuperato, diciamo, il vero Aristotele attraverso il lavoro degli umanisti, un orientamento fortemente empirico, cioè basato su dati osservativi, e una medicina che appunto cominciava già a cimentarsi su un'anatomia che acquisiva una centralità che altrove tarderà, arriverà un po' dopo, non a caso la carriera di Vesalio è una carriera che si svolge in Italia. La medicina si comincia a costruire sulla base dell'anatomia, soprattutto nella penisola. I teatri anatomici nascono innanzitutto in Italia, in un orientamento fortemente empirico, basato sull'osservazione, sulla dissezione dei cadaveri, permette un notevole avanzamento delle ricerche in campo medico e ciò rende le università italiane, in particolare quella di Padova, una meta tra le più ambite per un giovane che voleva fare appunto dei studi di alto livello in campo medico. Harvey non è da meno. Viene a Padova e partecipa appunto della vita scientifica, della vita intellettuale padovana, dove ci sono personaggi che avevano approfondito lo studio della generazione. In Italia abbiamo varie figure che in qualche modo Harvey riconosce qua come maestri: Fabrici d'Acqua Pendente e Andrea Cesalpino. Queste sono le due autorità che lui cita molto spesso per ambiti differenti, ma comunque riconosce a due aristotelici. Quando appunto Harvey parla di questi suoi maestri padovani, parla dei padovani italiani, che poi Cesalpino ha un altro tipo di carriera, passa attraverso altre sedi. Comunque è questo ambiente italiano segnato dall'aristotelismo degli umanisti e da una rinascita dell'anatomia come supporto fondamentale degli studi di medicina. Harvey ovviamente, sostenitore della teoria dell'epigenesi, sulla scia di Aristotele, dice che gli organi si formano ad uno dopo l'altro, che l'individuo si forma per progressiva aggiunta di parti. Lo sviluppo dell'embrione avviene con una progressiva configurazione a partire da una sostanza semplice, priva di forma, che chiama uovo. Le parti si formano quindi ad una a partire da una materia amorfa e successivamente acquistano configurazione. Per Harvey si ha la formazione iniziale della parte principale, il cuore, che prende forma come piccolo punto pulsante e a partire da questa in successione, secondo un ordine prestabilito, in una visione teleologica, a partire quindi da questo organo si formano ex novo le varie parti dell'organismo. A differenza di Aristotele, Harvey ritiene che dalla femmina abbia origine non solo la materia, che riprende da Galeno, ma anche la forma del concepito. Ciò è evidente sia degli ovipari, in cui la femmina ha in sé i primordi delle uova, sia nel caso dei viviparii, il cui feto possiede un proprio spirito vitale, un proprio sangue. Secondo Harvey, la generazione non avviene attraverso la mescolanza, come abbiamo visto nella versione galenica, dei due semi maschile e femminile, ma con un ruolo predominante della parte femminile. Però il seme maschile attiva, stimola il processo di formazione, dice Harvey, un processo che però poi opera della femmina.
Il seme maschile non contribuisce in maniera materiale, ma attraverso la virtù formatrice. Ecco, ritorniamo a questa virtù. Ritorniamo a questa virtù formatrice e Harvey sottolinea appunto il fatto che ci sia appunto un'azione a distanza, non un'azione di tipo materiale. A distanza, lui dice, non differentemente da quel che avviene nel caso del contagio. A differenza di Harvey, Descartes sostiene invece una visione dell'epigenesi fondata sul meccanicismo. Ecco, questo è Fabrici d'Acqua Pendente, uno dei maestri, che ha fatto una bellissima rappresentazione. Qui vediamo degli sviluppi del Pulcino. Va bene. Allora, Descartes sostiene la teoria dell'epigenesi, però con un'altra prospettiva, che è fondata sul meccanicismo, cioè sul moto di particelle di materia, sui moti urti di particella. Per il filosofo francese le due semenze che provengono dall'intero corpo dei genitori, la teoria della pangenesi rinasce, sono fecondate dall'azione del calore. Tra l'altro la teoria della pangenesi la ritroviamo poi nel Settecento in Maupertuis, nella Venere fisica di Maupertuis. L'azione del calore produce un processo fermentativo. Ecco, questo è uno dei primi casi in cui la fermentazione viene adottata per giustificare, per rendere conto del processo di generazione dei viventi. Quindi il processo di fermentazione, che però non è descritto da Descartes in termini chimici. La chimica per Descartes non è una disciplina, non ha nessuna ragione d'essere come disciplina, è una pratica. La meccanica, la fisica, sono scienza. Quindi il processo di fermentazione non è altro che un processo meccanico, di moto di parti. Le particelle componenti si dilatano e si comprimono, così da disporsi in modo tale, la configurazione spaziale, per formare le membre. Sostenitori del meccanicismo, però, anche i cartesiani, ben presto ebbero delle obiezioni, presentarono delle obiezioni nei confronti del modello di epigenesi sostenuto dal maestro. Ritenevano inadeguate le teorie cartesiane, perché non potevano, sulla base di un semplice moto di particelle, rendere conto della configurazione e della così complessa della formazione dell'organismo, che sono invece oggetto delle indagini intorno alla generazione. E tra l'altro reputavano che ricondurre la generazione a dei processi meramente meccanici, in assenza di finalismo, perché in Descartes i fini di Dio noi non li possiamo conoscere, costruiamo una scienza priva di teologia, questa visione, dicono gli stessi cartesiani, avrebbe finito per aprire le porte al materialismo, che nel Seicento si stava diffondendo nelle alcuni ceti intellettuali europei sulla base della rinascita dell'interesse per Epicuro e per Lucrezio. Quindi, seno al meccanicismo e anche nella scuola cartesiana, si elaborano modelli alternativi della generazione, e sono protagonisti proprio due cartesiani, tra l'altro. Uno è Regius, allievo di Descartes, e l'altro è Nicolas Malebranche, che appunto propone una soluzione alternativa a quella dell'epigenesi. Si afferma quindi la concezione preformista, per la quale l'animale è già formato prima del coito, anche se in miniatura, mentre lo sviluppo dell'embrione non è altro che un accrescimento. Meccanicismo, aggiunta di parti, dunque, va bene, ma all'interno di un progetto, di una struttura che è già presente. Il meccanicismo quindi viene recuperato, sono tutti meccanicisti i personaggi di cui vi sto parlando, ma con una prospettiva ben differente, quella appunto del preformismo. Quindi è un accrescimento di ciò che è già formato. Ciò garantisce il recupero di una concezione di carattere finalistico. Del preformismo si producono due versioni nel corso del secolo XVII. L'ovismo, che teorizzava che fosse l'uovo femminile a contenere l'embrione preformato e che lo spermatozoo aveva semplicemente la funzione di vivificarlo. L'altra invece, che viene chiamata animalculismo, teorizzava che fosse invece l'animaletto spermatico a contenere l'embrione già preformato e che l'uovo aveva la mera funzione di servire da nutrimento.
Queste sono, diciamo, le due scuole all'interno del preformismo. Quest'ultima tesi, questa appunto dell'animalculismo, fu rafforzata dalle osservazioni microscopiche degli spermatozoi condotte soprattutto dal celebre microscopista olandese Anthony van Leeuwenhoek. L'elevata capacità di sopravvivenza e di motilità nell'apparato genitale femminile, unita alla certezza della loro origine dei testicoli, convinse Leeuwenhoek che solo il seme maschile forma l'embrione, mentre la femmina si limita a ricevere il seme e nutrire l'organismo in miniatura. Questo è il microscopio di Leeuwenhoek, un microscopio semplice con cui lui appunto faceva indagini sul campo. Una straordinaria figura Leeuwenhoek, scriveva solo in neerlandese, mandava i suoi articoli alla Royal Society e Oldenburg li traduceva in inglese, ed era un mercante di tessuti, non era uno scienziato, un filosofo di professione, che proprio utilizzando le perline aveva cominciato a studiare le proprietà ottiche di questi oggetti che erano parte del corredo, del vestiario che lui confezionava. E comincia ad avere una pazienza straordinaria nel lavorare le lenti. Non è soltanto la costruzione del microscopio, era la sua straordinaria capacità nel molare le lenti che lo rende un grande microscopista. La rincorsa al miglior microscopio era ovviamente una rincorsa che si basava sulla capacità di lavorare il vetro, le lenti. E per il telescopio e per il microscopio è vitale la lavorazione delle lenti. E Leeuwenhoek eccelleva anche in questo campo. Abbiamo... quindi poi ci arriviamo alla dottrina ovista, abbiamo quindi questa concezione che è animalculista. Alla fine, ho 10 minuti, negli ultimi decenni del 600 il dibattito sulla generazione dei viventi si complica ulteriormente grazie alle osservazioni microscopiche e indagini anatomiche. Rinasce la dottrina ovista, che ridà, diciamo, alla femmina una funzione. Come vedete, in questi dibattiti c'è, diciamo, una situazione quasi carsica, alcune teorie apparentemente soccombono per poi riemergere alla luce di dati sperimentali che sembrano fornire una base empirica sufficiente per poter considerare migliore la teoria, in questo caso ovista, che viene corroborata dalle osservazioni anatomiche condotte da Niels Stensen. Mi piace citare in questa sede proprio le osservazioni che fece nel 1667, quelle relative alla distezione di un pesce cane femmina, nel quale aveva osservato la presenza di ovaie che producono uova che sono trasportate nelle tube uterine. Di qui la convinzione della nascita dalle uova di tutti i viviperi. Dopo Stensen, l'ovismo ricevette una conferma dalle indagini anatomiche dell'olandese Renier de Graaf, che osservò il follicolo ovarico. Oltre a Stensen, a de Graaf, l'ovismo fu affermato da un grande scienziato medico, Marcello Malpighi, ritiene di aver ottenuto una verifica sperimentale della preformazione del pulcino nell'uovo. Malpighi osserva che fra le parti di cui l'uovo si compone il primo posto spetta alla cicatricola o a macchia circolare. Ma comunque è una visione appunto di tipo preformista. L'epigenesi sembra ormai messa da parte. Accanto al preformismo emerge la teoria della preesistenza dei germi. Uno dei maggiori naturalisti del secolo XVII, l'olandese Jan Swammerdam, nell'Historia Insectorum Generalis, 1669, asserì che oltre all'essere prefermato l'embrione, preesistesse a suo stesso portatore. Tutti gli embrioni esistevano già nel primo individuo di ciascuna specie al momento della creazione, miniaturizzati, incapsulati gli uni negli altri. È la dottrina della preesistenza dei germi, minuscoli, quasi microscopici. I germi non sono originati dai genitori, ma sono preesistenti, formati al momento della creazione. La dottrina della preesistenza continua ad avere largo seguito nel Settecento ed è affermata da Antonio Vallisneri, uno dei maggiori naturalisti della prima metà del Settecento. E leggo un passo che è molto interessante. Scrive Vallisneri: pare a prima vista incredibile cosa, e più dei bizzarri poeti che dei savi filosofanti degna il dire che tutto il genere umano è in questo stato e che sarà fino a finire dei secoli stesse rinchiuso nelle ovaie d'Eva, di maniera che quando l'Altissimo creò la grande madre dalla costa d'Adamo ponesse in essa nello stesso tempo un numero d'uova
al nostro intendimento infinito, al nostro intendimento, altre delle quali maschi, altre le femmine contenessero, e di più delle uova delle femmine nascondesse altre uova, e poi altre, che conservassero in sé l'uno e l'altro sesso, e così di mano in mano nelle seguenti, di maniera che in questo sistema conchiudersi possa che Eva nelle sue ovaie tutta quanta l'intera posterità tenesse inviluppata e ristretta, lo che parimenti si dice di tutte le femmine, degli animali e di tutte le piante. Quindi l'insieme del mondo vivente ha origine da germi preesistenti. La tesi apparentemente paradossale, diceva Lisneri, che si richiama esplicitamente all'autorità di Sant'Agostino, ma quella dell'epigenesi, lui dice, è palesemente assurda, poiché postula, vedi la quella contraria, che da un processo meccanico si generino i nuovi esseri viventi. Per di più, scrive Varisneri, osservazioni microscopiche svelano giorno dopo giorno l'esistenza di microorganismi. Quindi, non, dice Varisneri, non è vero che in un piccolo spazio di materia noi vediamo adesso con microscopio tanti animali? Non è forse vero che vediamo tanti animali? Quanti dinanzi ne vedevamo con l'occhio nudo in tutta la Terra? Noi adesso li vediamo in una goccia d'acqua, e che se i microscopi fossero più acuti, molti altri se ne scoprirebbero ancora. Quindi la dimensione non è un problema, anzi è la più semplice teoria quella che vi presento, la più chiara, la più sbrigativa, la più nobile e finalmente la più decorosa all'infinito onnipotenza e sapienza di Dio, e in conseguenza la più vera e degna di noi. Questo va di Sneri. L'epigenesi ha una sua vita nella scienza e nella filosofia. In Francia viene sostenuta da Diderot, da D'Holbach e anche da Buffon, ma il preformismo riprende campo, riprende una posizione che appunto toglie alla concezione della preesistenza, che tende a tramontare nel corso della seconda metà del Settecento. Quindi abbiamo ancora i due partiti. Dopo questa parentesi, diciamo, della preesistenza, abbiamo l'epigenesi e ancora il preformismo. Il preformismo è sostenuto da figure che possiamo dire tra i più influenti della medicina e delle scienze della vita del Settecento: Albrecht von Haller e Charles Bonnet. Conviene considerare che una cosa, che nel corso del Settecento ricerche sperimentali in biologia conferirono un colpo decisivo al meccanicismo, che ormai comincia, diciamo, ad essere considerata una dottrina superata. E quindi, diciamo, il meccanicismo, che aveva avuto un suo ruolo nell'emergere del preformismo e nella dottrina della preesistenza, è messo in discussione. Il meccanicismo viene messo da parte perché le osservazioni che si conducono, non solo per lo sviluppo di alcune discipline come la chimica, che limita di molto il potere esplicativo della meccanica, ma anche perché alcune osservazioni, come quelle condotte da Tremblay, delle proprietà del polpo d'acqua dolce o idra vulgaris di riprodursi, a partire da singoli frammenti di organismo, indicano l'esistenza di una plasticità della materia vivente, di una vitalità presente nella materia, di un'energia presente nella materia, di una materia vivente che è qualcosa che non è riconducibile a processi puramente meccanici. Salto tutta una serie di passaggi e vorrei chiudere questa prima parte, so che pochissimo, faccio una brevissima sintesi poi della generazione spontanea, dicendo appunto che soltanto poi nell'Ottocento avanzato si supera questa dicotomia tra preformismo ed epigenesi, soprattutto con lo sviluppo di ricerche anatomiche e con la nascita della teoria cellulare, ma questa è un'altra storia. Mentre vorrei brevissimamente, concedetemi 5 minuti, parlare di quello che avrei voluto trattare con più tempo a disposizione, ma ho calcolato male i tempi, che è la generazione spontanea. Anche qui l'iniziatore è Aristotele, che distingue 3 tipi di generazione, di riproduzione: dai 2 genitori, da un solo genitore, spontaneamente dalla putredine. Dalla putredine si formano insetti, vermi, anfibi. Ciò che accade, la teoria della generazione spontanea è largamente condivisa. Ciò che accade col passare dei secoli, delle ricerche e l'emergere di nuove ricerche in campo biologico, è che
Non scompare affatto del tutto la teoria di una generazione di organismi viventi dalla materia, spontaneamente dalla materia attraverso l'azione del calore, ma si riduce vieppiù il numero delle tipologie, la tipologia degli organismi che si generano. Sono soltanto una piccola parte ad essere generati dalla materia. Si conosce sempre di più attraverso il microscopio il mondo della vita, il mondo appunto della generazione, diventa molto più visibile, cioè ciò che prima non si poteva vedere, quindi le uova, ex ovo omnia, scrive Harvey, e si dà luogo a attività sperimentali molto più raffinate, in primis la famosa esperienza di Francesco Redi, che spiega appunto in maniera apparentemente definitiva il fatto che soltanto nella carne che era aperta all'ingresso appunto delle mosche, lui dice, che depongono le uova, presenta la formazione di queste larve. Se noi chiudiamo il barattolo, questo non accade, anche se c'è un processo di putrefazione. I suoi avversari, in particolare Atanasio Kircher e Buonanni, dicono: beh, hai chiuso, non fa entrare l'aria, quindi non si formano gli organismi. No, lui invece mette una garza e fa vedere che appunto entra l'aria, ma non si possono depositare le uova, il processo di putrefazione va avanti, ma nessun organismo vivente, dice Francesco Redi. Anche qui le indagini microscopiche, in realtà non giocano un ruolo decisivo, non viene ad essere appunto l'indagine microscopica la chiave di volta per risolvere la disputa intorno alla generazione spontanea, sì, generazione spontanea no. Microorganismi che si osservano appunto con il microscopio sono difficilmente spiegabili attraverso la generazione appunto che attraverso le uova, non si vede nessuna deposizione di uova, non c'è nessuna possibilità di spiegarli se non attraverso un processo che anche qui si basa su questa energia vivente, sull'energia della natura, energia nella materia, come vedete, quindi una visione della natura, una visione della materia, intervengono nella spiegazione di questo processo della generazione di questi microorganismi, che costituisce appunto la base del dibattito settecentesco. Sono molti a intervenire su questo, io finisco tra un minuto e cinque minuti, grazie, citando però una voce contraria alla generazione spontanea, un altro grande sperimentatore che è Lazzaro Spallanzani. Imperocché, scrive nel 76, se l'apparimento degli animali nei vasi chiusi e passati per fuoco non sia in grazia della forza vegetatrice che determina le sostanze infuse a passare dallo stato di vegetabile a quello di animali, come vorrebbe il suo avversario, che è Needham, io non vedo qual'altra relazione tra possiamo che questa, che dunque il Natale dei medesimi si debba scrivere a ovetti o semi o corpiccioli preorganizzati che a dirgli vogliamo e che chiameremo col nome generico di germi. Quindi questa generazione spontanea che sarebbe stata prodotta da una forza, da una virtù generativa intrinseca alla materia, viene ad essere contestata da Spallanzani. Però, ha validi sostenitori l'idea della generazione spontanea, non soltanto appunto Needham, ma anche Buffon sostiene questa concezione. Come scrive uno storico della biologia nella sua biografia di Spallanzani, Constant, ogni qualvolta comparivano degli animaletti, infusori sottoposti a calore, gli avversari della generazione spontanea dicevano che le infusioni non erano state scaldate a sufficienza per distruggere tutti i germi preesistenti. Per contro, ogni qualvolta le infusioni apparivano prive di germi, i sostenitori della generazione spontanea replicavano che il riscaldamento era stato eccessivo, alterando così le condizioni necessarie alla genesi della vita. La disputa in realtà si blocca perché ci sono punti di vista differenti. Prima di arrivare a Pasteur, i cui esperimenti più o meno chiudono il dibattito, volevo citare un po' per curiosità le vicende di tal Nicolas Appert, un cuoco, poi industriale e inventore, che comincia a produrre gli alimenti in serie, con una tecnica, quello di riscaldare, di chiudere appunto
ermeticamente i recipienti in cui mette degli alimenti, poi riscaldarli a bagnomaria, e così da garantire la possibilità di conservare il cibo. Napoleone lo sostiene moltissimo in queste sue attività, ed è molto interessante perché questi esperimenti, questi dati empirici vengono studiati dal grande chimico Gay Lussac, che però dice no, qui non si è, l'assenza di microrganismi non è dovuta, dice Gay Lussac, al riscaldamento, ma dal fatto che l'aria che è contenuta in questi è priva di ossigeno. Quindi il riscaldamento non ha ucciso, sottoporre al calore non ha determinato la morte di questi germi. E chi è che un pochino chiude la questione? Pasteur, che diede torto a Gay Lussac, che dimostrò che il riscaldamento prolungato nei contenitori è la ragione appunto dell'uccisione di questi microrganismi. Pasteur, che opera appunto l'epoca dell'impero, sotto Napoleone III, parla di generazione spontanea e la confuta per via sperimentale. In realtà non è proprio l'argomento che lui interessava maggiormente, lui studia la fermentazione e poi fa degli studi sui microrganismi che hanno a che fare con la genesi di una serie di patologie. Viene un po' spinto all'interno di questo dibattito, lui ci entra perché c'è un premio che viene conferito dall'Accademia des Sciences, fa questa serie di esperimenti al microscopio, eccolo qui, il cui mostra chiaramente che, riprende poi gli esperimenti di Spallanzani, in un matraccio introduce acqua zuccherata albuminosa, poi tira alla fiamma il collo del pallone, fa fare questo collo di cigno senza chiuderlo, quindi entra l'aria, vi posa all'interno una soluzione in cui sono presenti i microrganismi, poi la fa bollire a lungo e lascia aperti i contenitori così da consentire la circolazione dell'aria. Ebollizione, quindi aveva capito, prolungata avrebbe ucciso i microrganismi presenti nel liquido. Inoltre il vapore ad alta temperatura generato dall'ebollizione distrugge quelli presenti nelle pareti e sul collo del contenitore, che è così sterilizzato. Per rispondere alle obiezioni di quelli che sostenevano che bollendo il brodo per lungo tempo veniva distrutto il principio attivo e la vita non avrebbe più potuto svilupparsi, Pasteur dimostrò che un eventuale principio attivo presente nella materia non veniva danneggiato dal lungo riscaldamento, perché appena rompe con colpo secco il collo ritorto, ponendo il liquido precedentemente sottoposto alla fonte di calore a contatto con l'aria, vede che dopo qualche ora ci sono delle spore, dei germi, dice, che si continuano a sviluppare, quindi non è questo, è che è stata appunto l'impossibilità di entrare all'interno, non solo il calore, ma anche l'impossibilità, dato questo collo, di entrare all'interno di questa soluzione che lui appunto aveva preparato. Quindi per non essere accusato di corrompere l'aria con l'azione del fuoco, come diceva Gay Lussac, rese possibile l'ingresso dell'aria, ma non dei germini, che furono trattenuti lungo le pareti di questo collo. Ottiene appunto il premio dell'Académie des Sciences, però bisogna concludere che non è proprio l'ultima parola, perché Claude Bernard, il grande fisiologo, non era del tutto convinto. Claude Bernard, che è appunto tra l'altro una persona che Pasteur considerava un eminente scienziato, affermava che la fermentazione non richiedeva la presenza di microrganismi. Io direi che con questo possiamo chiudere. Grazie per l'attenzione.